Per scoprire il magnifico paesaggio dei laghi del Bet dobbiamo salire di quota e raggiungere il colle del Bet. È un paesaggio davvero unico, ricco di leggende e significati curiosi. Secondo alcuni ricercatori, le origini del toponimo Bet deriverebbero da una caratteristica dell'acqua che ricorderebbe all'apparenza un siero di latte, a causa del colore biancastro del fondo. In questi luoghi sono ambientate diverse leggende. Narrano di tesori nascosti, di donne misteriose e affascinanti che si celano dietro le rocce. La peculiarità, oggi forse più nota, che contraddistingue quest'area, si cela proprio nel sottosuolo. Sono le miniere. Un tempo si ricavava calcopirite o pirite cuprifera, dalla quale poi, dopo una lavorazione, si otteneva zolfo, rame e ferro. Queste miniere sono soprattutto note per la terribile valanga che travolse 81 minatori nel 1904. Molte strutture sono ancora visibili all'esterno. Gli imbocchi delle gallerie sono in parte crollati e pericolosi da percorrere. Per queste ragioni sono stati chiusi, ma grazie alle vecchie mappe e a un po' di tecnologia è oggi possibile provare a ricostruire il reticolo sotterraneo che si cela sotto i piedi dei numerosi escursionisti che percorrono questi sentieri di montagna. I laghi del Bet hanno sicuramente rappresentato una importantissima risorsa per le decine e decine di minatori che si sono avvicendati nei lavori nel sottosuolo. Oggi delle attività, la vita e le emozioni dei minatori rimangono solo più i documenti d'archivio, ma i laghi sono ancora lì, magari seduti su una roccia lambita dall'acqua o passeggiando sulle rive dei laghi, si viene rapiti, i nostri pensieri possono scorrere lentamente verso quel mondo del passato. Così, oltre alle donne bellissime nascoste fra le rocce o agli uomini intrappolati fra le medesime proprio alla ricerca di queste donne bellissime, o alle streghe che difendono e nascondono tesori su al colle, uno sguardo e un pensiero può correre anche a loro, ai minatori,
che proprio quassù lavorarono, vissero e qualcuno di loro morì.